all'interno, quale che sennò ho avuto un paio di occasioni importanti all'interno della ripresa, ma bravi, in questo momento di nuovo domanda a tutti, è finita 0-0 qui a Treia, ora la Treia, Massimo Appignanesi, allenatore dell'Aurora Treia. Dopo il derby pareggiato per 0-0, il terzo risultato utile consecutivo, si cominciano a vedere i risultati. Sì, sono molto contento e molto soddisfatto del punto guadagnato, perché oggi oggettivamente contro un ottimo Chiesa Nuova, perché mi ha fatto veramente una buonissima impressione, abbiamo sofferto, abbiamo dato campo, non eravamo brillantissimi, abbiamo sbagliato molto tecnicamente, cosa inusuale per noi, merito anche della squadra avversaria. Ma detto questo, non abbiamo concesso niente al di fuori di tanti corner, tante palle inattive dal limite dell'area, che abbiamo difeso peraltro molto bene, e abbiamo avuto due occasioni clamorose a tu per tu il primo tempo col portiere, il gol annullato a Roman a 10 minuti alla fine su un presunto fuorigioco, e quindi ci prendiamo questo ottimo punto dopo due vittorie, muoviamo la classifica. Per la terza volta consecutiva non abbiamo preso gol, ci sono tanti aspetti positivi e ancora tanti altri da migliorare, perché obiettivamente oggi la squadra non ha fatto benissimo. Comunque resta da dire che le qualità tecniche del reparto offensivo sono notevoli, anche oggi col subentrato Giorno Pisciuk avete subito trovato la marcatura poi annullata per fuorigioco, ma sembra che comunque le qualità del reparto avanzato siano notevoli e possano regalare grandi soddisfazioni. Sì, ma i giocatori offensivi ce li abbiamo, ce li teniamo ben stretti, che sappiamo che possono fare la differenza. Detto questo, sappiamo che per trovare l'equilibrio c'è bisogno del contributo di tutti, dell'amalgama giusta, il lavoro sarà lungo, abbiamo ancora tanto da migliorare e tanto da lavorare, però il gruppo ragazzi è giovane, lavora bene. E quindi anche questo oggi è un punto molto importante, perché ci fa capire che le partite saranno dure da qui alla fine, ogni partita è una battaglia, una partita è una storia diversa. Luca Travaglini, allenatore del Chiesa Nuova nel post derby. Una buona partita quella della tua squadra, grande fase difensiva, buona anche in fase offensiva, non è venuto il gol, ma cosa è mancato? Ma come, diciamo, come tutti i derby, è sempre una partita che diciamo sentita da tutte e due le squadre, forse ha prevalso un pochettino la paura di prendere gol, perché io ero convinto che chi primo segnava portava a casa il risultato pieno. Diciamo che secondo me abbiamo fatto una buona gara, rischiando poco e cercando di metterli in difficoltà, a volte ci siamo riusciti, a volte no. Però avevamo anche alcuni acciaccati fuori, quindi ecco, diciamo che sostanzialmente il risultato di pareggio è il risultato giusto. Dicevamo anche in diretta radio, Belelli Aquino, la coppia di centrali difensivi, può fare la differenza in una categoria come questa, due uomini di grande esperienza e di grande personalità. Sì, diciamo che Belelli e Aquino sono due ottimi difensori centrali. E è la prima volta che dall'inizio di campionato che vuoi o per infortunio o per squalifica non l'ho potuti mai schierare insieme, quindi oggi è stata la prima partita. E anche loro, ecco, hanno fatto qualche errore, però bisogna continuare ad allenarsi e diciamo, ecco, limitare al massimo gli errori e poi piano piano il gol verrà. Presidente Francesco Compagnoni, un pareggio in un derby molto sentito fra Aurora Treia e Chiesa Nuova, c'è stata però tanta correttezza in campo e fuori e tanto pubblico. Sì, un bellissimo pubblico, una bella cornice, tifosi sempre molto calorosi, in campo una partita maschia naturalmente senza togliere nulla, ma corretta, quindi sono soddisfatto di quello che c'è stato. Avrei preferito vincere naturalmente, perché è sempre la cosa migliore, e ci siamo quasi arrivati, c'è stato un gol un po' discusso, però va bene così, diamo continuità ai risultati, non prendiamo gol e per adesso va bene così. Tornando indietro per qualche settimana, il sofferto cambio in panchina, ora però la squadra sembra rispondere anche bene. Sì, beh, naturalmente la squadra ha ritrovato un allenatore che conosceva, un allenatore della indubbie capacità. Come ripeto, ci è dispiaciuto perdere Berrettini, ma abbiamo trovato un sostituto sicuramente degno e quindi speriamo che insomma vada ancora tutto meglio. Ancora devo vedere ancora il gioco che mi piacerebbe vedere in campo, però ci stiamo lavorando e arriverà sicuramente. Quindi lei è un presidente esigente, come sta vedendo queste prime giornate di questo campionato?
Diciamo che prendiamo il buono che c'è, stiamo messi bene in classifica, la squadra sta giocando, lo spogliatoio è compatto e va tutto bene per quanto riguarda questo. Come ripeto, mi piacerebbe vedere una squadra che gioca un po' di più.